Siamo con Ciccio Pirrone, non è stata una partita semplice, ma alla fine sono arrivati 3 punti che erano l'unica cosa che contava. È stata una partita difficilissima perché loro secondo me l'hanno preparata bene, ci hanno messo in grosse difficoltà, noi probabilmente oggi non eravamo in giornata di grazia, quindi la partita è stata molto molto complicata. E per fortuna siamo riusciti a vincere, perché queste cose sono le partite più dure da vincere, perché l'avversario non ammollava un millimetro in campo e quindi ci ha messo in grosse difficoltà. Per fortuna poi è arrivato il gol dell'1-0 e quindi poi magari è cambiata la partita in questo senso. La chiave della partita sembra sia stata l'espulsione, da lì avete acquisito quella consapevolezza che poi vi ha consentito di guadagnare il rigore e poi è stato tutto in discesa. È chiaro che l'espulsione, che a mio avviso c'era, però ovviamente ci ha anche regalato un uomo in più, quindi è stato più facile per noi poter fare la partita, perché fino a quel momento siamo stati in grosse difficoltà. Bisogna anche dare merito alla San Cataldese che ha fatto sotto certi aspetti una grandissima partita, perché sono di quelle squadre secondo me proprio brutte da affrontare, perché riescono sempre a raddoppiarti, a pressarti, quindi ti mettono in difficoltà. Però per fortuna abbiamo avuto questo episodio del calcio di rigore e quindi poi la partita è cambiata. 3 punti che contribuiscono al giusto entusiasmo che già c'è in questo spogliatoio e che vi proiettano verso una partita abbastanza delicata come quella di domenica prossima contro il Marsala, in teoria giocata in casa ma la si gioca a Marsala. Infatti, probabilmente giocheremo con la squadra più forte del campionato, è chiaro che per noi sarà un impegno difficilissimo, considerato pure che dovremmo giocare in casa loro, però noi ce lo andiamo a giocare tranquillamente, noi non dobbiamo assolutamente vincere il campionato, almeno in questo momento, quindi abbiamo fatto 6 punti in 2 partite e va bene, prendiamo atto che comunque c'è da lavorare e bisogna migliorare ancora, però siamo contenti di questi 6 punti perché comunque non sono stati neanche facili.